Amici di Dilettantissimo, buon pomeriggio dal comunale di Chiavari. Dopo il pareggio infrasettimanale contro il Manto, Valentella vuole dare continuità ai suoi risultati nella sfida con l'Ostico Montichiari. Ciarciai, 30 metri, riesce ad evitare un avversario, si avvicina all'area di rigore, la conclusione interessante col sinistro. Cerca spazio per il traversone Ciarciò, mezzo a due avversari, riesce a fare un ottimo lavoro Ciarciò, il pallone dentro sul secondo palo, colpo di testa da parte di Rosso col pallone sul fondo, ma ottima iniziativa ancora da parte di Ciarciò. Eccolo il pallone molto tagliato dentro, colpo di testa, qua c'è il miracolo da parte di Paroni. Riparte Rosso, attenzione, 5 contro 4, Rosso qua punta l'avversario, le finte, entra dentro l'area di rigore, poi tocca indietro in direzione di Amlili, cerca la conclusione Amlili, col pallone che è finito sul fondo, ha cercato l'incrocio dall'altra parte, la battuta di Staiti, colpo di testa di Rosso e poi arriva Lazzaro, traversa, il pallone non è entrato, clamorosa occasione per Lentella. Attenzione a questa iniziativa, c'è questa ribattuta sulla conclusione di Staiti che alza le mani. Andiamo a vedere nel replay che vi fornisce Andrea Giannotti questo episodio sospetto. C'è un colpo di testa, Dimas, posizione regolare, si avvicina davanti al portiere Dimas, il Montichiari è in vantaggio, non è scattata la trappola del fuorigioco e gli ospiti dopo 4 minuti della ripresa con Dimas trovano il gol dell'1-0. Entella 0, Montichiari 1, gol di Dimas. Amlili, poi ancora Talignani, riesce a saltare bene un avversario, pallone tenuto in campo, il colpo di testa sul fondo da parte di Rosso. Musso, altro pallone dentro, il colpo di testa e poi il pallone è finito sul fondo, è stato Lenzoni a cercare l'angolino con Polizzi che ha accompagnato con lo sguardo il pallone sul fondo. E alla fine sfuma anche questa azione bianco-celeste, attenzione a Polizzi, qua perde il pallone e poi viene tirato giù clamorosamente Bertoli, calcio di rigore, ingenuità pazzesca da parte di Polizzi che viene anche ammonito, poi trattiene Bertoli, calcio di rigore sacrosanto, arriva il fischio dell'arbitro, Lazzaro, il pallone alle stelle, incredibile errore dell'ex attaccante dello Spezia che fallisce la clamorosa opportunità dell'1-1. Prima sconfitta casalinga per Lentella, naturalmente ancora forte il rammarico per l'errore clamoroso dal dischetto di Nunzio Lazzaro.